Apriamo la puntata di Orogel News dalla cucina italiana di Orogel, dove qualità, gusto e benessere si incontrano grazie alla ricerca dei laboratori innovazione. Qui incontriamo il comparto Food Service Orogel. Oggi siamo qui in Aula Magna appunto con tutti i coordinatori del food service e i capi area. Stiamo facendo un attimo il punto appunto dei primi sei mesi dell'anno, analizziamo non solo dati ma vediamo soprattutto la funzione di quello che sono anche i prodotti, di come si stanno inserendo nel mercato. E l'aspetto principale di questa giornata è quella di condividere assieme le strategie dei prossimi mesi. Dentro alla direzione commerciale Food Service c'è tutto quello che il mercato chiede, soprattutto nelle grandi dimensioni, quindi la ristorazione commerciale collettiva, nella collettiva tutto il mondo del sanitario e dello scolastico, in quella commerciale sempre di più quella indipendente, ma sta crescendo tanto anche quella del finger food e tutto quello che è un po' un mercato, un canale alternativo. Poi stiamo veramente facendo passi da giganti nel canale dell'industria. Qualità, servizio, sicurezza all'insegna di una sostenibilità condivisa con le realtà italiane. Beh, direi che la sostenibilità è il passo del prossimo millennio, nel senso che tutti dobbiamo passare da questa realtà per garantire quelle che sono le nostre produzioni, per quelle che sono le nostre strategie, quindi parlare anche di iniziative a lungo raggio, non vivendo solo la giornata, perché chi crede nel futuro deve muoversi per tempo. Proprio come supporto nel mondo del food service porteremo avanti nei prossimi mesi la rivisitazione un po' di tutto quello che è il nostro mondo, sia della comunicazione che del PEC, e all'interno di questa comunicazione metteremo in evidenza questi aspetti di sostenibilità, delle tipicità dei nostri prodotti, quindi della regionalità e di tutto quello che ci viene dietro, quindi dei tempi, dei modi di trasformazione tra il prodotto fresco e quello surgelato. Nel 1995 Orogel presenta il minestrone leggerezza per proseguire poi nell'obiettivo benessere con tutta una linea dedicata. Abbiamo chiesto all'amministratore delegato del gruppo quale significato ha per Orogel la parola benessere. Stiamo veramente continuando ad investire nella ricerca e sviluppo, perché riteniamo che attraverso un'alimentazione ricca di prodotti che abbiano a cuore, diciamo, la salute delle persone e soprattutto che siano ricche di sostanze nutrizionali, sia una prospettiva che crei sviluppo. Quindi noi attorno a questo concetto continuiamo la nostra attività e soprattutto aggiungiamo però un nuovo concetto, che è questo di ingrandire l'attività e di sviluppare le coltivazioni in campagna, proprio applicando il concetto della sostenibilità, proprio perché dobbiamo avere a cuore che non bisogna consumare le quantità giuste di risorse naturali, quindi non lo spreco di acqua, contenere il consumo di energia anche attraverso e metodi, diciamo così, di lavorazione che siano più moderni e quindi funzionali, e allo stesso tempo però di entrare anche nel settore della produzione dell'energia pulita, rinnovabile. Ecco, sono tutti questi i punti sui quali Orogel sta lavorando e continuerà a lavorare con grossi investimenti, e credo che questo rappresenti un buon servizio che si fa alla nostra società, anche a coloro che ci lavorano, ma anche agli agricoltori dall'altra parte, ma anche ai consumatori e alla società in generale, perché avremo bisogno, proprio per competere in futuro, di avere costi più contenuti, valori maggiori nei nostri prodotti, servizio per, diciamo così, sostenere meglio anche le necessità dei nostri consumatori, e nello stesso tempo una grande attenzione all'ambiente.
Sostenibilità vuol dire anche minor spreco di cibo. Una opportunità viene anche dai metodi di conservazione, quali la surgelazione. Nell'ambito del consumo responsabile e sostenibile, se ci pensiamo, il surgelato diventa l'azione, chiamiamola tecnologica, che ci permette di conservare più a lungo il prodotto. Quindi senz'altro è una delle azioni che si devono mettere in campo nella lotta allo spreco. È importante capire che l'alimentazione non solo è un processo di produzione, di tecnologia, ma è anche la nostra salute, perché mangiare bene fa bene non soltanto a noi, la nostra salute, pensiamo alla spesa sanitaria, ma anche all'ambiente. Quindi l'innovazione, del resto è nella parola, la rinnovabilità che noi tanto citiamo, le risorse naturali sono limitate, si devono rinnovare nel tempo. L'importante è comunicare bene, perché il consumo di cibo è troppo importante, per l'appunto. Sembra un misticcio di parole, ma questo valore importante significa economia, significa ecologia, ambiente, significa società. E poi è la definizione, sempre per rimanere nel tema, di sostenibilità, cioè vogliamo durare nel tempo, usare bene le risorse che abbiamo a disposizione e crescere in modo però sostenibile. Proseguiamo con la rubrica innovazione. In questo momento siamo in piena campagna zucchine, sta iniziando la campagna delle melanzane. Le zucchine o le melanzane noi le possiamo tagliare in tantissimi modi, cucinare o cuocere in tantissimi altri modi. Ad esempio un cubetto di melanzana o di zucchina, come nasce? Ci sono delle macchine, si chiamano cubettatrici. In queste macchine la zucchina viene dapprima fatta una fetta. Dopodiché istantaneamente questa fetta viene tagliata in listelli da delle lame circolari e subito dopo delle lame trasversali tagliano questi listelli in cubetti, che possono essere di dimensioni variabilissime. Noi possiamo andare da dimensioni molto piccole, per esempio per il soffritto 6 mm x 6 mm di sedano, carota, cipolla eccetera, fino a tagli invece in pezzettoni per le patate da grigliare ad esempio, o le zucchine, le melanzane, pezzi da 2 cm e mezzo per 2 cm e mezzo, ma anche oltre. La qualità del taglio è importante, le lame devono essere affilatissime, sono lame speciali che hanno un filo ultra tagliente, proprio perché il taglio deve essere preciso e netto per non perdere succo, per non perdere proprietà nutrizionali nel prodotto e anche mantenere un aspetto gradevole del cubetto o della fetta, soprattutto per i prodotti grigliati, che devono avere comunque una presentazione gradevole anche dopo la lavorazione, la grigliatura e la surgelazione. Quindi la lavorazione in stabilimento prevede i vari tipi di cottura, che si ottiene anche questa grazie a delle innovazioni continuamente apportate presso gli stabilimenti. Sì, innanzitutto occorre distinguere il prodotto blenciato dal prodotto a cottura totale. Normalmente i vegetali vengono blenciati, cioè subiscono un trattamento termico, una cottura che può avvenire con acqua ma anche con altre forme di trattamento termico, che serve a stabilizzare il colore e le proprietà organolettiche del prodotto. Poi c'è invece la possibilità, a seconda delle esigenze dei nostri clienti, di andare oltre alla blenciatura, quindi di prolungare dentro i nostri impianti la cottura in modo da dare un prodotto a maggior contenuto di servizio. Dopo aver fatto tutto questo lavoro di selezione, di taglio, di blanching o di cottura, di surgelazione, il prodotto poi lo dobbiamo confezionare, far sì che si presenti, che arrivi alle case dei nostri consumatori ben vestito, con una bella immagine, con una busta che comunque lo preservi lungo tutta la catena di distribuzione.
Un confezionamento che viene diversificato appunto a seconda della destinazione. Un pack con tutte le informazioni per il consumatore finale e altri pack e altre tipologie di conservazione per quanto riguarda la ristorazione extradomestica e l'industria. Certo, ovviamente a grandi clienti industriali non possiamo fornire buste da 450 grammi, loro acquistano prodotto o addirittura in grandi contenitori da diciamo mezza tonnellata anche, oppure più comunemente in cartoni da 10 kg, 15 kg eccetera, a seconda appunto del prodotto e del cliente. Questo quindi è il canale industria, ma anche spesso il canale food service. Il food service più frequentemente si concentra su buste di grande formato, tipo buste da 2,5 kg o anche 1 kg, mentre poi per il retail noi abbiamo un range di buste che può andare da 300 grammi, 450 grammi, il chilo e anche il 2,5 kg. Grande attenzione al mondo del lavoro e grande attenzione alla sicurezza sul lavoro. In questi giorni abbiamo chiuso un ciclo di lavoro che dura da più di 3 anni con l'ottenimento della certificazione OSAS 18.000 che riguarda tutte le problematiche inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi la gestione volta alla diminuzione nel tempo di quelli che possono essere gli andamenti infortunistici aziendali. Possiamo dire che con Orger non si ferma il lavoro, anzi adesso in questi giorni attueremo la certificazione anche in altri stabilimenti come quello di Figarolo a fine mese, più là nel tempo quello dell'Arpor giù a Matera, a Policoro. Un lavoro importante, corsi di formazione, corsi di informazione, quanta attenzione da parte degli operatori? La formazione e l'informazione è alla base del sistema prevenzionistico. Orogel in questo ambito ha attivato decine e decine di corsi in merito. La cosa importante è corsi molto specifici su aspetti specifici di problematiche di sicurezza sul luogo di lavoro. Per fare un esempio, l'anno scorso abbiamo terminato un corso che è durato più di un anno relativo alla gestione del salvataggio del personale che può avere qualche problema nelle nostre celle automatizzate. Quindi al nostro personale abbiamo insegnato come diciamo così arrampicarsi all'interno di queste strutture e come portare via il personale che eventualmente potesse essere intrappolato. È stato un lavoro molto molto importante che chiaramente continueremo nel tempo con altre attività, e poi dopo quelle già fatte chiaramente devono essere riaggiornate, e quindi vi è una continua attività formativa in questo ambito. Qualche dato, le percentuali di infortuni comunque sono in netto calo. È anche uno degli scopi delle attività certificative che abbiamo, uno degli obiettivi è proprio la diminuzione drastica del numero degli infortuni e anche della gravità degli stessi infortuni. Grande attenzione alla qualità, al servizio e alla comunicazione. Beh, qui stiamo veramente investendo tanto, si è creato un team, quindi il team chef che collabora strettamente con i collaboratori del marketing, e a racchiudere tutto questo diciamo, progetto c'è la funzione della direzione commerciale che dà lo giusto spunto a secondo di quello che lì perviene dalla periferia, quindi da tutta la forza vendita, di quello che è la richiesta di essere informati e informare al meglio i consumatori sui nostri prodotti. Oggi il presidio e le sinergie tra chi produce e vende il prodotto finito, quindi il consumatore finale, il trasformatore, nel suo piccolo comunque anche un ristoratore, un ristorante e uno chef e un trasformatore come lo siamo noi per i prodotti vegetali che ci arrivano in stabilimento, devono parlare la stessa lingua, ma soprattutto conoscere quello che gli arriva e come gli arriva. Quindi noi giustamente penso che l'azienda sta facendo un passo importante nel trasmettere più informazioni possibili di quello che sono i nostri prodotti, i tempi che ci vogliono per rivenirli, dove vengono raccolti i prodotti e in che tempi vengono trasformati.
Concludiamo la nostra puntata di Orogel News e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.